Il racconto di Michaela Faggiani. Cava poco per andare a pranzo, a un certo punto ho sentito una fitta sulla schiena. Subito mi sono toccato, ho sentito cadere qualcosa, quindi sono sceso, ho fatto controllare, mi ha detto che avevo un buco e usciva del sangue. Sono andato in ospedale, l'ho controllato e hanno visto che praticamente era stato uno sparo. Sarà stato il caldo, eppure qui a Cassola, nell'Alto Vicentino, giovedì scorso un uomo dalla sua terrazza di casa ha preso un fucile e ha sparato contro un elettricista di colore che stava lavorando nella piazza del municipio. È stato Damian Cristian Zangari, di origine argentina, che vive da anni nel Vicentino. Mi sono dispiaciuto e che non era lui il bersaglio, cioè no. Non avevo intenzione di far male a nessuno né puntare a nessuno. Non c'entrava nulla il fatto che fosse un extracomunitario, uno straniero. Ma no, ma si figuri. In paese però dove nessuno ama definirsi razzista, in molti la pensano diversamente da lui. Prendere una persona per un colombo proprio... Sembra un po' strana la cosa. Molto strano, sì. Penso che da 7 metri di altezza possa aver pensato che quello era un piccione, quindi l'avrà fatto sicuramente con intenzione. Voi non siete razzisti? Io no. Io personalmente anni fa non mi ritenevo razzista e un po', a dire la verità, lo sono diventato. Cioè a un certo punto noi potremmo essere razzisti anche contro gli svedesi, per esempio. Cioè, se uno si comporta bene, noi lo accettiamo sempre bene. Il sindaco, esponente di una civica sostenuta dalla Lega, parla di un caso isolato, anche se grave, di una responsabilità della politica e dei mass media. Efficiente, un imbecille che ha fatto un gesto comunque stupido e assurdo. Se ci fosse il silenzio, probabilmente episodi di questo tipo non succederebbero. Le reazioni poi dipendono dalla psicologia, dalla persona. Il giovane ferito è un 33enne originario di Capoverde e vive da 14 anni in Italia, a Vicenza. E alla fine sono una vittima perché stavo lavorando, non ho mai dato fastidio a nessuno. Sono sempre lì che magari faccio un lavoro anche per il pubblico e quindi non vedo neanche il motivo. Non hai paura da adesso in poi? Pensandoci, dopo tutto quello che è successo adesso, un occhio di riguardo ce l'avrò.